Iniziamo lavorando tre uova. Con un pizzico di sale. Aggiungiamo 200 g di zucchero semolato. Aggiungiamo 300 g di yogurt bianco o, se preferite, yogurt alla vaniglia. Grattugiamo la buccia di un limone, mi raccomando che sia un limone con buccia non trattata, quindi biologico. Aggiungiamo in 450 g di farina una bustina di lievito per dolci. Andiamo ad aggiungerla un po' alla volta al composto. Lasciamo per un momento l'impasto e andiamo a sbucciare 500 g di mele. Ricaviamo il succo del limone di cui abbiamo utilizzato prima la buccia. Andiamo quindi a sbucciare le mele. Bagnatele col succo del limone così da non farle scurire. Andiamo quindi a frullare le mele con tutto il succo di limone. Andiamo ad aggiungerlo all'impasto. Come vedete, il composto è piuttosto liquido. Ora lo andremo a friggere in abbondante olio di semi. Io vi consiglio un olio di semi di girasole dal sapore più neutro. Aiutandovi con dei cucchiai, andiamo a friggere le zeppoline. Utilizzate un pentolino abbastanza alto così da poterle fare affondare. Preparate un vassoio con della carta assorbente per assorbire l'olio in eccesso.
e continuiamo così per tutto l'impasto. Tutte le frittelle o zeppoline saranno pronte, le trasferiremo su un vassoio da portata un po' di zucchero a velo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margi! Vi proponiamo un dolce di carnevale velocissimo da preparare, dei taralli dolci senza lievitazione. Per questa ricetta utilizzerò 250 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 8 g di lievito per dolci, un tuorlo, 20 ml di olio extravergine di oliva, la scorza grattugiata di un'arancia e il succo, 60 ml di latte. Prima di iniziare, come di consueto, preparo tutto quello che serve. Unisco il lievito per dolci alla farina, grattugio la scorza di un'arancia e ne ricavo il succo. Ed ora preparo il dolce. Trasferisco la farina in una ciotola capiente. Aggiungo lo zucchero. Il tuorlo. E gli ingredienti liquidi, partendo prima dal succo di arancia, poi l'olio, ed infine il latte. Lavoro tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio. A questo punto realizzo i tarallini. Stacco un piccolo pezzo di impasto, lo lavoro allungandolo e formando un cordoncino, che poi andrò a chiudere a cerchio. Dopo aver dato forma all'impasto, procedo con la cottura.
In una padella riscaldo abbondante olio d'oliva. Per controllare la giusta temperatura dell'olio, immergo un piccolo pezzo di impasto. Se questo sale in superficie, allora l'olio è pronto e procedo con la frittura dei tarallini. Friggo per pochi minuti i tarallini. Quando raggiungono un colore ben dorato su entrambi i lati, li tolgo, faccio gocciolare l'olio in eccesso e li appoggio su un vassoio rivestito con carta assorbente. Appena fritti, quindi ancora ben caldi, li copro interamente con lo zucchero semolato. Per realizzare le nostre chiacchiere ci occorreranno 500 g di farina 00, 4 uova, 80 g di zucchero semolato, 50 g di burro, la scorza di un limone biologico quindi non trattato, un pizzico di sale, 6 g di lievito, circa un cucchiaino, 30 ml di grappa o altro liquore a vostra scelta. Ci occorreranno inoltre dell'olio di semi per friggere e zucchero a velo per decorare le nostre chiacchiere. Cominciamo quindi il procedimento. In realtà non è molto difficile preparare le chiacchiere, basta veramente soltanto un po' di pazienza. Mettete in una ciotola la vostra farina, al centro unite un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito e lo zucchero. Amalgamiamo tutti gli ingredienti. Al centro inizieremo ad incorporare le uova. Uniamo il tutto sempre lavorando con le mani o se preferite con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo quindi la nostra scorza di limone grattugiata ed uniamo il burro a pezzettini. Proseguiamo quindi amalgamando il tutto. Proseguiamo unendo anche la grappa. Completiamo il nostro lavoro sul tavoliere. Dovete lavorare di polso fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se notate che il vostro impasto si attacca, semplicemente versate un po' di farina e continuate. Quando sarete soddisfatte del risultato, avrete ottenuto un impasto ben elastico ed incorporato bene tutti gli ingredienti, lo andremo ad avvolgere in una pellicola alimentare trasparente e lo lasceremo riposare per mezz'ora. Ci occorreranno a questo punto una macchina per la sfoglia e una rotella per tagliare e creare lo smerlo. Ovviamente anche un coltello. Tagliamo l'impasto in pezzettini. Tenete anche a portata di mano un po' di farina che potrebbe servirvi se la pasta non dovesse scivolare nella macchina. E andiamo quindi a passare ogni pezzo all'interno della macchina. Prima a livello più basso e poi man mano crescendo per ottenere una sfoglia sottile. Io comincio dal livello 2.
Ripiegate più volte la pasta finché non sarete soddisfatte dell'omogeneità del risultato. Se il vostro impasto dovesse risultare troppo appiccicoso, potete aggiungere un po' di farina. Come per le chiacchiere di carnevale classiche, anche per quelle ripiene dovremo effettuare una prima lavorazione a livello 2 con la macchina sfogliatrice, quindi ottenendo questi rettangoli. Per il ripieno invece utilizzeremo della crema di nocciole ammorbidita con un goccio di latte, giusto proprio un goccio perché non deve diventare liquida, deve soltanto essere morbida. In alternativa potete anche utilizzare della semplice marmellata, nel gusto che preferite. La differenza sostanziale rispetto alle classiche chiacchiere è nella sfoglia. Dovremo cercare di tirare una sfoglia il più possibile sottile, perché comunque verrà un doppio strato e si dovrà comunque cuocere anche all'interno. Quindi la passeremo a livello 7, cercando di non far rompere ovviamente la sfoglia, aiutandovi eventualmente con un po' di farina. Ovviamente le parti che escono rotte vanno eliminate. Dopo aver realizzato le nostre sfoglie, andremo a mettere un po' della crema e andiamo a chiudere con un altro foglio, sigillando i bordi con la nostra rotella. Ottenendo così una specie di raviolo ripieno di cioccolato. E proseguiamo in questo modo. Allo stesso modo potete anche utilizzare quindi le marmellate. Inseriamo un cucchiaino. Questa è una marmellata di ciliegie, ma va bene qualsiasi tipo. E andiamo a coprire. Chiudendo con la rotella. In una padella andiamo a mettere abbondante olio. Lo facciamo aggiungere a temperatura facendo la prova del pezzettino di pasta, quindi se il pezzettino salirà a galla vuol dire che l'olio sarà pronto. Ecco, vedete, il pezzettino di pasta fa le bolle, quindi l'olio è pronto. Andiamo a inserire le nostre chiacchiere ripiene. Facendo molta attenzione a non romperle. Ed intanto preparate un piatto con della carta assorbente